nido domiciliare da incubo, arrestata educatrice di Siena per lesioni e percosse. La testimonianza gli chiudeva il naso per forzarli a mangiare. La testimonianza di una ex collaboratrice in esclusiva a Siena TV. Sono sconvolta. Decreto dignità, parla il direttore della Confcommercio Pracchia. Addio lavori stagionali. Per lo sport, Menzana in campo è eroica, ma fuori è crisi nera. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, appuntamento con le notizie di Siena TV. Li chiudeva il naso per forzarli a mangiare, li obbligava a dormire dopo strattonamenti e percosse. Sono solo alcune delle orribili violenze messe in pratica da una 52enne residente a Siena, che aveva organizzato in casa propria un nido domiciliare per bambini fra 6 mesi e 3 anni. Il servizio di Simona Sassetti. Un'educatrice di 52 anni è stata arrestata a Siena per violenze sui bambini. L'operazione dei carabinieri, erano arrivate diverse segnalazioni di mamme che lamentavano un disturbo del sonno dei bambini tutti tra 6 mesi e 3 anni, un comportamento insolito. La donna, separata e con 2 figli maggiorenni, che è risultata con precedenti penali specifici per maltrattamenti in famiglia, aveva organizzato nella sua ampia casa un nido domiciliare che era frequentato da 6 bambini da 6 mesi a 3 anni, i cui genitori pagavano una retta di 600 euro mensili. I militari, anche grazie all'apporto di telecamere e intercettazioni ambientali, hanno consentito di ricostruire numerosi episodi consistenti in condotte violente, quali strattonamenti, percosse, anche con piccole lesioni procurate ai bimbi, alimentazione coattiva attraverso pressioni sullo sterno e occlusione del naso per imporre l'apertura della bocca, urla continue e insulti. I carabinieri, coordinati dal PM Silvia Benetti, sono intervenuti 2 giorni fa dopo che la 52enne aveva messo una bimba sul passeggino in terrazzo. I pianti della piccola e le urla della donna hanno richiamato l'attenzione dei passanti, che hanno chiamato le forze dell'ordine intervenute in tempi rapidi. La donna è stata portata nel carcere di Sollicciano a Firenze e dopo la convalida è stata messa ai domiciliari. Durante le perquisizioni, i militari hanno anche rinvenuto e sequestrato una fascia elastica artigianale che la donna sembra usasse per immobilizzare i bimbi. I militari del nucleo ispettorato del lavoro di Siena stanno ora verificando la regolarità amministrativa del nido domiciliare per accertare se la struttura allestita era stata autorizzata dalle autorità competenti. A mettere in luce queste orribili violenze sono state le diverse segnalazioni di mamme che lamentavano un disturbo del sonno nei bambini, tutti tra 6 mesi e 3 anni, e avevano anche un comportamento insolito. Sentiamo Andrea Radi. È in questa strada, in questo palazzo, che la donna arrestata per maltrattamenti ai bambini teneva il suo asilo nido. Bambini che venivano picchiati, maltrattati, costretti a dormire e tenuti anche fuori al freddo nella terrazza. Molti vicini non si sono voluti esprimere sulla vicenda, c'è molto sgomento, molta perplessità riguardo a ciò che è accaduto in questo asilo nido. Anzi, anche troppo carina, la verità. Anche troppo carina? Sì, nel senso proprio di gestione degli ragazzi, per quel che mi riguarda. Poi è perplesso, molto perplesso. Sì. Vorrei morire io. Molto perplesso, non poco. La conosciamo perché è una dei nostri clienti, da tantissimi anni, prima che ha aperto il suo asilo nido. A vederla è una persona squisita. Io un paio di volte che ci sono stata a casa sua, i bambini erano tutti a dormire. E poi non si faceva nemmeno entrare nel reparto dove ci sono i bambini, dove giocano i bambini. A me mi sembra tutto a posto lì, tutto bene, la signora è per bene, sono rimasta malissima. Ai nostri microfoni in esclusiva abbiamo sentito una delle ex collaboratrici che ha testimoniato contro la 52enne ed è tuttora sconvolta. Sentiamo le sue parole. È una cosa che si commenta assolutamente da sola, penso che basta stendere proprio un velo pietoso sull'accaduto e appunto ribadire il fatto che non tutti gli asili domiciliari, perché ho visto purtroppo su Facebook commenti dove stavo scritto ai domiciliari vorrei capire chi è che si fida a mandare figli in asili così improvvisati, fai da te. Ecco, io volevo precisare questo fatto, che non è che sono asili improvvisati, fai da te, perché dietro un domiciliare c'è un lavoro di un anno. Noi per esempio ci è voluto un anno per avere il nostro accreditamento.
sudato, perché hanno richiesto veramente di tutto, giustamente di tutto, ci è voluto tantissimo tempo, e noi siamo sotto il controllo rigoroso dei comuni, sotto il controllo rigoroso della ASL, la pedagogista e comunale e tutto, quindi manuale autocontrollo, HCCP. Chiaramente non è che sono cose improvvisate, poi quello che è successo purtroppo succede anche nei nidi comunali, come abbiamo già visto tante volte, e sono cose che purtroppo accadono. Poi che sia successo su un domiciliare è una cosa come appunto come poteva succedere in un asilo comunale. Se passasse la legge che negli asili vanno messe le telecamere ovunque, secondo me sarebbe la cosa che risolverebbe questo problema. Non ho capito perché ancora non è passata questa cosa. Secondo me sicuramente bisognerebbe che ci si munisse di questi mezzi per vedere appunto cosa succede nelle asili. Purtroppo i bambini non parlano e quindi non sanno, sono piccoli, poi a quell'età figurati, non è che sanno esprimere quello che può succedere anche per cose così traumatiche. Cioè fa impressione che possa succedere nella nostra città, ecco, cose di questo tipo ti fanno specie. Vero, un gravissimo episodio, e per capire meglio quali possono essere le conseguenze abbiamo chiesto allo psicoterapeuta Jacopo Grisolaghi gli effetti di traumi di questo tipo e a quali campanelli d'allarme è importante prestare più attenzione. Sentiamo. La letteratura ci suggerisce che si possono avere ripercussioni a livello di ansia, a livello di stati dell'umore, disturbi ossessivi che si possono sviluppare in una prossima età adulta, sebbene, e questo diciamo nel dramma della situazione di cui stiamo parlando, c'è un aspetto diciamo che Boris Cyrulnik ha sottolineato, un aspetto molto importante, che a volte le lacrime possono essere trasformate in perle. Che vuol dire questo? Lui ha fatto tutto uno studio dal titolo Il dolore meraviglioso, che sembra un ossimoro, e con il quale, prendendo in considerazione varie situazioni di bambini entro i 6 anni, i bambini che avevano subito nelle fasce appunto precedenti d'età di grandi traumi, delle violenze, sottoposte a particolari stress, in realtà che cosa hanno fatto? Hanno sviluppato successivamente una maggior resilienza, quindi una maggior forza nel poter affrontare le difficoltà della vita. Serve un'attenta valutazione da parte, in primis mi viene da dire, dei genitori, su quelli che sono i cambiamenti di comportamento, i cambiamenti dell'umore. Sottolineo la parola cambiamenti perché è difficile trovare proprio un identikit di quelli che sono proprio i segnali specifici. Più che altro ciò che è bene porre attenzione è: un bambino che ad esempio ha avuto fino a quel momento un determinato comportamento, se tutto insieme ha uno stravolgimento nelle sue abitudini, ha uno stravolgimento nei suoi modi di fare, è lì che bisogna porre una particolare attenzione, senza ovviamente al contempo creare falsi allarmismi che a loro volta potrebbero generare problemi, quindi bisogna andarci molto molto cauti. Su questa triste vicenda abbiamo intervistato anche l'assessore all'istruzione Clio Biondisanti, che ci ha spiegato come è avvenuto l'iter dell'autorizzazione. Allora, esattamente, ma infatti noi non abbiamo avuto assolutamente problemi quando abbiamo autorizzato l'asilo, perché quando a noi ci è giunta la domanda, la richiesta, noi abbiamo avuto questa richiesta di autorizzazione proprio ai sensi della normativa della Regione Toscana. Loro, i numeri c'erano, noi abbiamo fatto proprio tutti gli accertamenti, abbiamo fatto tutti i controlli, e in effetti era idonea, cioè come struttura era perfettamente idonea. Infatti la procedura, noi ci siamo, la struttura ha fatto una richiesta al SUAS,
facendo domanda. Il SUAP ci ha inoltrato la richiesta e tutti i membri della conferenza dei servizi, che è composta dalla direzione dei servizi dei progetti educativi in coordinamento zonale, l'edilizia, il SUAP, l'ASL e anche i vigili del fuoco, si sono riuniti e comunque il voto è stato favorevole e poi la decisione finale è stata data, la firma finale, perché ovviamente tutti i membri della conferenza dei servizi hanno dato un parere favorevole. Noi facciamo monitoraggio in tutte comunque le strutture paritetiche, quindi noi andiamo a controllare le strutture, però questa qui infatti appena ci è pervenuta la richiesta noi abbiamo dato l'autorizzazione nel maggio 2018. E questa, a noi ci è arrivata questa notifica prima delle vacanze di Natale. Di questi possibili maltrattamenti e abbiamo subito agito insieme alle forze dell'ordine, ci siamo coordinati subito insieme alle forze dell'ordine. L'attenzione non è mai venuta a mancare, però adesso ovviamente continueremo sempre di più a controllare e monitorare le scuole, perché queste cose assolutamente non devono succedere, perché ovviamente i genitori quando mandano i figli all'asilo giustamente vogliono essere tranquilli e bisogna garantire un servizio e queste cose non sono inaccettabili. Cambiamo argomento, le assunzioni a tempo determinato tra contratti collettivi e decreto dignità. Questo è il titolo dell'iniziativa organizzata da Confcommercio Siena che si è svolta quest'oggi. Ce ne parla il direttore Daniele Pracchia. Abbiamo ritenuto necessario fare questa iniziativa perché il decreto dignità, che è entrato in vigore il 1 novembre, comincia adesso a mostrare i suoi effetti, siamo ormai alle porte della prossima stagione turistica. Con le norme che sono state introdotte con questo decreto si corre un grandissimo rischio sia da parte delle imprese e dei lavoratori, cioè quello della impossibilità di rinnovare rapporti di lavoro con chi per molti anni ha svolto attività per periodi limitati di tempo, e costringendo da un lato le imprese a cercare nuova manodopera e al tempo stesso anche per gli stessi lavoratori, perché chi magari già da anni opera all'interno di una solita azienda per un decennio di periodo di tempo da quest'anno probabilmente non avrà più l'opportunità, e con la crisi occupazionale che c'è c'è la preoccupazione forte anche che ci sia molte persone che non troveranno quest'anno un'occupazione stabilizzata nell'ambito dei periodi di maggiore afflusso turistico. Noi stiamo cercando di portare avanti a livello nazionale un rapporto sia con i sindacati, che su questo devo dire hanno una visione abbastanza convergente con la nostra, ma soprattutto col governo, una proposta che vada a modificare il decreto dignità e ridia spazio e ruolo alla contrattazione collettiva, quindi ai contratti di lavoro sia in sede nazionale che territoriale, in modo da avere uno strumento che consenta alle imprese di poter contare sulla manodopera qualificata e al tempo stesso di dare anche ai lavoratori delle risposte in termini occupazionali. E adesso torniamo a parlare della protesta dei pastori sardi. Quest'oggi l'abbiamo vista in scena anche a Buonconvento. La regione toscana vara un pacchetto di misure per sostenere gli allevatori coinvolti dalla crisi relativa al latte ovi caprino. Sentiamo Simona Sassetti. 2 milioni di euro per sostenere la promozione del pecorino toscano all'estero e per permettere ai pastori di investire in modo da migliorare la produzione e la difesa degli attacchi dei predatori, ma anche un'azione di lobby verso l'Unione Europea con l'obiettivo di far fluire maggiori risorse al settore attraverso i fondi comunitari verso il governo per sostenere un settore afflitto dal calo dei prezzi di conferimento, e quanto stabilisce un protocollo d'intesa tra regione e produttori di latte caprino dopo le proteste degli allevatori che hanno versato litri di latte in piazza per solidarizzare con i colleghi sardi. È stato siglato un protocollo, e questo è un altro elemento importante, perché non ci sono solo le misure che vengono prese a sostegno del settore, ma c'è un'intesa con il settore, perché è stato siglato un accordo con tutte le associazioni di rappresentanza del mondo agricolo e dell'allevamento, i consorzi di produzione dei formaggi, per cercare di tutelare al massimo questa realtà. Sono stati stanziati 2 milioni che andranno a sostegno di progetti della filiera, e questo è il primo dato molto importante sulla base di questo accordo, e 1 milione che serve a interventi per tutelare gli allevatori dai danni da predazione. Un pacchetto di misure importantissime. Mi rendo conto che non è sufficiente ad alleviare le condizioni di difficoltà degli allevatori, però questo è quello che poteva fare la Regione Toscana. Ora tocca al governo fare altrettanto, perché gli allevatori hanno ragione, c'è una condizione per cui i grandi gruppi che commerciano
commercializzano il latte remunerano, pagano troppo poco, diciamo, agli allevatori che il latte stesso, e quindi bisogna che ci sia un meccanismo di regolazione che dia la giusta remunerazione a chi fa un duro lavoro, a chi gestisce gli allevamenti. Ora ci auguriamo che il governo metta in atto una misure altrettanto forti per regolare il settore e dare la giusta remunerazione agli allevatori. Parliamo adesso di politica. Il PD ancora al lavoro, alla ricerca di un segretario. Probabile una convergenza, scusate, verso Francesco Carnesecchi. A commentarla Franco Ceccuzzi. Io non mi soffermerei adesso sul nome. Circola una bozza di documento a sostegno di questa candidatura che purtroppo è un documento che in sostanza dice abbiamo perso la città perché pioveva, quindi è assolutamente un documento con cui non ci possiamo fare nulla. 20 anni o 30 che abbiamo alle spalle non sono mai stati analizzati e non è mai stato dato conto alla città di quello che è successo e del perché è successo. Gli ultimi 5 che erano stati concessi ai progressisti, Bruno Valentini li ha dilapidati con quella che io definisco la fuffa digitale, cioè il nulla che continua. Ed è per questo magari il centrodestra si innervosisce se io entro nel merito di alcuni argomenti, perché sono abituati a Valentini che di noia non gliela dà punta, come si dice assieme. Si potrebbe definire con categorie antropologiche assorbita da narcisismi ed egocentrismi, ecco, di personalità debordanti che anziché lasciare spazio alla nuova generazione continuano a rivendicare un ruolo che in termini di investimento per il centro-sinistra in vista del 2023 non porta nulla, assolutamente nulla, perché si dilapidano, diciamo, tradizioni di governo con 7 posti al giorno dei quali poi nessuno si ricorderà. Quindi il PD si trova nella situazione in cui si trova. È giusto che i giornalisti incalzino e chiedano un segretario, però secondo me più che un segretario adesso ci sarebbe bisogno di un'analisi approfondita. Restiamo sulla trasmissione di sabato. In arrivo il divieto di transito ai mezzi pesanti sulla strada 73 Ponente. Gli autocarri non potranno proseguire all'altezza di Pian delle Fornaci. Ancora Simona Sassetti. Polizia municipale al lavoro per rafforzare la sicurezza stradale. Come annunciato dal comandante Cesare Rinaldi, a giorni sarà attuato il limite sulla strada 73 Ponente nel tratto da Colonna di San Marco a Costalpino. Sarà impedito così agli autocarri di proseguire all'altezza di Pian delle Fornaci. Il tratto di strada che va dalla Colonna di San Marco fino verso Costalpino, impediremo all'altezza di Pian delle Fornaci di proseguire. Quindi chi lo farà sarà sottoposto a sanzione. A relativa sanzione, perché ci sarà un divieto precisamente uguale rispetto alla cassia sud, quindi gli autocarri sopra a 75 quintali non potranno transitare. Nel frattempo si continua a lavorare per estendere il limite di transito mezzo pesante da Monteroni a Siena anche sul lato opposto della cassia sud. Sviluppo ulteriore dovrà esserci anche su quella che è già la limitazione da Monteroni, per capirsi, verso Siena, anche sul lato opposto, una volta che sarà predisposta la rotatoria nella zona di Massetana Romana Cerchiaia, anche in quell'altro senso potremo diciamo limitare il transito. Ovviamente dovremo organizzare dei controlli che via via abbiamo organizzato, perché comunque senza una repressione poi non si arriva al risultato sperato. Ci spostiamo in provincia. Il sindaco di Castelnuovo Berardenga, Fabrizio Nepi, ha ufficializzato la sua candidatura per le prossime elezioni comunali, lanciando anche il progetto Scelgo Castelnuovo. Sentiamo le sue parole. Una bella emozione, abbiamo finito da pochi secondi, è stata una bella gratificazione vedere la sala di Villa Chigi piena, con le persone che sono rimaste in piedi per più di 2 ore, si è respirato un buon clima, un bel clima. Avere la responsabilità di amministrare un comune è sempre complesso, e però avere, sentire questa atmosfera, sentire tante persone che ti sono al fianco, dà sicuramente una bella iniezione di coraggio. Quindi sono davvero contento e gratificato. Da oggi al 26 di maggio lavoreremo tutti insieme in tavoli tematici, nelle frazioni, con il supporto di queste 150 persone che si sono viste oggi e tante di più, per scrivere un bel programma elettorale e per dare continuità a Castelnuovo. Monica Sottili, candidato a sindaco del Movimento 5 Stelle per le amministrative di Colle Valdelsa, non ha dubbi. Dopo anni di opposizione siamo pronti a governare la città. Sentiamo.
Siamo pronti a governare con le Valdelsa. Non ha dubbi Monica Sottili, candidata a sindaco del Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative in programma a maggio. Da forza di lotta e prevalentemente di opposizione a forza di governo. Il passo è possibile, dicono dal Movimento. Sono stati 5 anni di studio certosino sugli atti che il Comune ha emanato, spiega la Sottili. È stata un'esperienza che ci ha cresciuto moltissimo sotto il profilo delle competenze. Abbiamo costantemente esaminato gli atti e scoperto tante cose non fatte bene e che i cittadini non sapevano ed ancora non sanno. Decoro urbano e manutenzione? Il paese è in condizioni disastrose, dicono i pentastellati sulle necessità che riguardano la città. Secondo il Movimento 5 Stelle, manca un'offerta turistico-culturale. Serve assolutamente, in modo che riparte il commercio. Abbiamo un centro storico bellissimo, dove si è investito molto, ma questi investimenti purtroppo sono rimasti come morti. Manca l'offerta. Chiaramente è importante la partecipazione fattiva dei cittadini alle scelte dell'amministrazione e non per ultimo, affermano i 5 Stelle, il problema della sicurezza. Negli ultimi mesi in Valdelsa abbiamo assistito a troppi furti. Siamo il nuovo, dice la Sottili, semplicemente perché nessuno di noi ha mai avuto incarichi politici fino ad ora. Viviamo la città nella sua realtà, siamo attenti ai bisogni di tutti. Il Movimento 5 Stelle è pronto a governare la città, conclude il candidato a sindaco Monica Sottili. Inizia il percorso del centro-sinistra per la costruzione del programma di mandato. Il sindaco David Bussagli, ovviamente siamo a Poggi Bonzi, dice ci attendono delle elezioni complicatissime. Sentiamo. Il quadro nazionale in cui affrontiamo le elezioni locali è quello che è, quindi con un vento che soffia sicuramente non positivo per le forze del centro-sinistra, le risultati elettorali di qualche mese fa, le elezioni che poi si sono succedute anche negli ultimi giorni in Abruzzo, questo ci dicono. Però insomma, qua la partita è una partita comunale, stiamo ragionando della nostra città, della nostra comunità, c'è un lavoro diciamo, che si avvia a concludersi in questa legislatura e poi c'è un programma di mandato prossimo che va scritto, che noi abbiamo deciso di scrivere tutti insieme, quindi non a due o a quattro mani, ma con la collaborazione, con l'apporto di tanti poggibonzesi che vogliono portare un contributo di idee, segnalare le criticità che permangono nella città e provare tutti insieme ad affrontare diciamo, le sfide prossime. Rispetto a 5 anni fa le emergenze, le urgenze, le priorità sono diversi i bisogni, questa è una città che cambia molto velocemente e quindi già da oggi l'idea di ragionare sui prossimi 5 anni, con un orizzonte se possibile anche più lungo, tutti insieme. Parla la nostra storia, è possibile, è già successo, sta succedendo e succederà. Qui da noi che si possa tenere insieme diciamo, prospettive di sviluppo, realizzazione dei percorsi che ognuno di noi ha, ogni famiglia ha e politiche di coesione, cioè con la capacità di tenere insieme tutta una comunità. Ci spostiamo a Chiusi dove continua la stagione invernale del Teatro Mascagni che con Pirandello registra il tutto esaurito. Sentiamo Lorenzo Trabalzini. Prosegue la stagione invernale del Teatro Mascagni di Chiusi in provincia di Siena e lo fa con un tutto esaurito per un classico del teatro del Novecento, L'uomo, la bestia e la virtù di Luigi Pirandello, con posti esauriti in ogni ordine. Al termine dello spettacolo la Fondazione Orizzonti, con il suo presidente in prima linea e il sindaco della cittadina di Chiusi, Iuri Bettolini, ha celebrato la figura di Roberto Carloncelli, già direttore artistico e regista legato alle attività culturali della realtà lacustre, scomparso lo scorso luglio. A lui è stato intitolato il ridotto del teatro, la sala interna al Mascagni nella quale vengono organizzati incontri, laboratori per ragazzi e piccole rappresentazioni. Il sindaco, che ha poi ricordato la sua profonda, anche se recente, amicizia con Carloncelli, che ha lasciato un vuoto nel panorama culturale del paese non solo, ha quindi sottolineato il valore nel portare avanti i propositi del compianto regista della nuova squadra e infine annunciato l'installazione di 92 poltrone nuove all'interno del teatro grazie ad un investimento di circa 27.000 euro. Ci spostiamo in Val d'Orcia a Montalcino, è andata in archivio l'edizione 2019 di Benvenuto Brunello, l'evento che
presenta le nuove annate di Brunello e Rosso di Montalcino. Oltre al nuovo vino sono state assegnate 4 stelle all'ultima vendemmia, quella del 2018, che è stata celebrata dalla consueta piastrella decorativa applicata sulla parete del Palazzo Storico del Comune e realizzata quest'anno dal campione paralimpico Alex Zanardi. Sentiamo tutti i dettagli nel servizio di Lorenzo Agnelli. È stata svelata sabato mattina a Montalcino, in occasione dell'evento Benvenuto Brunello 2019, la piastrella celebrativa della vendemmia 2018 firmata dal campione sportivo paralimpico Alex Zanardi. Una piastrella molto colorata, con un arcobaleno che ha lo scopo di unire idealmente vigneti e il cielo illuminato da 4 stelle. 4 stelle tante quanto quelle assegnate alla vendemmia conclusa qualche mese fa, quella del 2018. Un'annata quindi a 4 stelle, così si è espressa la commissione d'assaggio che nelle settimane passate aveva degustato il vino prodotto dalla vendemmia 2018, che uscirà sul mercato nel 2023 dopo i 5 anni di necessario invecchiamento. Alex Zanardi, protagonista di sabato al Teatro degli Astrusi, un campione sportivo che ha sciolto il cuore di tutta la platea. Quella che è andata in scena è stata anche una bella festa di vita, perché Zanardi è stato in grado di sprigionare una carica pazzesca, ma soprattutto uno stimolo ad andare avanti con positività e ad affrontare le sfide della vita, con umiltà e forza di volontà, perché niente è impossibile. E proprio come Zanardi insegna nello sport, così come nel vino, per ottenere grandi risultati servono impegni, impegno costante e un sacrificio incondizionato. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio. La Roburziena riprende la marcia, vittoria in rimonta per 3-2 sulla Juventus B. Intanto nel pomeriggio è arrivata la notizia dell'esclusione del Pro Piacenza dalla Lega Pro, che ha portato così alla detrazione di 3 punti anche alla Robur. Simona Sassetti. La Robur torna alla vittoria dopo il passo falso di Cuneo, lo fa battendo 3-2 in rimonta a Rastello la Juventus B. In un match ricco di emozioni decide l'autorete di Masciangelo, una doppietta di un grande Guberti. Per gli ospiti assegno Zanimacchi e Mavididi, gli uomini di Mignani incassano così altri preziosi punti e restano quindi a quota 44 punti, meno 2 dalla capolista Piacenza. Penso che tutti, quando siamo stati chiamati in causa, abbiamo fatto il nostro, pochi più chi meno, dipende anche dalle partite, penso che sia la nostra forza quella. Penso a quando magari non ho giocato io dall'inizio, quando non ho giocato qualcun altro, quando è entrato poi ci ha sembrato una grossa mano, quindi penso che sia la forza della nostra squadra, il fatto che possiamo comunque cambiare il corso della partita anche durante, quindi è fondamentale. Poi ovvio sono contento che la mia prestazione sia servita per prendere questi 3 punti che sono fondamentali. Dobbiamo continuare così e dobbiamo però analizzare degli errori che commettiamo, e io quando parlo di errori parlo sempre di errori di squadra, perché ho letto e ho sentito dire che comunque dietro rischiamo troppo, dietro non siamo attenti eccetera. Io penso che il dietro parta da davanti, quindi anche noi magari alcune volte sbagliamo qualcosa ed è per quello che magari i difensori possono andare in difficoltà, quindi dobbiamo migliorare queste situazioni qua, perché non sempre si riesce a fare comunque 2-3 gol a partita, quindi dobbiamo essere un pochettino tutti più compatti, nel senso non concedere situazioni semplici. Penso al secondo gol che hanno fatto loro, non è possibile che, anche se ha fatto un'azione bellissima, uno scarti 4 giocatori nostri. Siamo al basket, una Menzana eroica lotta fino all'ultimo ma vince Scafati 83-76. La curva contesta duramente la società e sono pronti altri addii. Il servizio di Andrea Radi. Quella di ieri contro Scafati potrebbe essere stata l'ultima partita ai biancoverdi di altri 2 pezzi importanti, ora più che mai, del roster a disposizione di coach Moretti. Con Marino a Ravenna, Moraes volato in ritiro in Angola che probabilmente farà ritorno in Portogallo, e Packer tornato negli States, anche Roberto Brandin ha trovato una nuova casa per quello che rimane da giocare nella stagione. L'ex guardia menzanina giocherà a Roma, sponda Virtus, che al momento guida il girone ovest di Serie A2 Old Wild West. Oltre ai nomi che hanno già lasciato l'Own Sharing, anche il neocapitano Alex Ranuzzi e Giacomo Sanguinetti possono lasciare la squadra. Per regolamento non possono esserci più di 3 svincoli contrattuali per quanto riguarda i senior, dei quali Radonic non fa parte essendo considerato ancora un under, ma i 2 potrebbero comunque uscire dal contratto in caso di prolungamento del ritardo nei pagamenti. Mercoledì sarebbero al 15° giorno, con un ritardo di 2 mesi. In caso di addio i 2 non potrebbero però firmare con altre squadre, se non in caso di fallimento. Di fatto resterebbero inattivi fino al termine della stagione.
Siamo al volley, ancora una volta c'è il rammarico per la Emma Villas Siena che ad eccezione del secondo set nato e proseguito male a Busto Arsizio ha lottato in ogni parziale, ma purtroppo non è bastato, Milano ha vinto 3-1, sentiamo Simona Sassetti. A Milano vincono padroni di casa, niente da fare per la Emma Villas Siena, comunque molto combattiva, che cede per 3-1 contro la Power Volley Milano nel match giocato a Busto Arsizio. Parte bene la Emma Villas che vince il primo set con certa autorità, poi subisce il ritorno della Power Volley che vince il secondo set in maniera molto agevole. È una battaglia al terzo set che finisce 32-30, la spunta Milano dopo un duello davvero stonante, sempre la Power Volley fa su il quarto set e così vince il match. Anche oggi abbiamo dimostrato che la nostra squadra è una squadra che lotta e soprattutto gioca alla pari con tutte. Perdiamo i set sempre per un poco, sempre per dei dettagli, arriviamo sempre ai vantaggi. La squadra dimostra di essere viva, dimostra di ancora di crederci e questo ci deve dare gli stimoli per le prossime partite, per non mollare. E credo che non so cosa succederà, ma qualunque soluzione e qualunque verdetto verrà fuori, credo che la nostra squadra abbia comunque quasi sempre giocato con la grande dignità e il grande impegno. Anche oggi si è dimostrato contro Milano, che è quinta in classifica, e anche in altre partite con Modena e così via, di essere sempre comunque all'altezza. Purtroppo ci manca sempre qualcosa, non so che cosa, forse come ha detto un giocatore ci manca la capacità di vincere, di chiudere le partite e i set in certi momenti, dispiace molto. Anche oggi potevamo fare molto bene e non credo che questa squadra oggettivamente, con tutte le responsabilità e le colpe che vogliamo dare a qualcheduno, se le vogliamo dare, meriti una posizione di questa portata. Domenica 24 marzo l'Emma Villas sarà di scena in casa contro la Lube, avversario da prendere con le molle. Bene, siamo in chiusura, non ci sono notizie dell'ultima ora e allora l'appuntamento tra pochissimo è come di consueto con il meteo e a seguire con il lunedì del villaggio con Raffaele Ascheri. Alle 22.15 la replica del nostro TG e successivamente vi riproporremo proprio la gara di volley tra Milano e la Emma Villas Siena. È veramente tutto, grazie a tutti voi per l'attenzione e un buon proseguimento di serata. Salve, un caro saluto, una buona serata a tutti gli amici che ci seguono da casa. L'esame della situazione sinottica indica ancora sul gran parte del Mediterraneo la presenza di un campo robusto di alta pressione che ci protegge dalle perturbazioni, tuttavia deboli infiltrazioni di aria umida ad ovest favoriscono ancora una nuvolosità di tipo basso che interessa parte della nostra regione. Andiamo a vedere infatti quello che ci attende anche per la giornata di domani. Poche le variazioni rispetto a quanto vissuto oggi. Al mattino un cielo nuvoloso soprattutto sulle zone costiere e su quelle occidentali, per nubi di tipo medio-basso splenderà ancora il sole invece in montagna e in buona parte dell'Aretino e della parte più orientale della regione. Nel pomeriggio tendenza ad attenuazione della nuvolosità soprattutto sulle zone costiere e sulle zone interne, permarrà una nuvolosità abbastanza consistente, i venti deboli al più moderati meridionali con mari poco mossi, le temperature non subiranno variazioni rilevanti. Per quanto riguarda infine la giornata di mercoledì, cambia poco, ancora alta pressione ma con un cielo ancora prevalentemente nuvoloso, con nubi che interesseranno in maniera più diffusa la nostra regione soprattutto al mattino. Nel pomeriggio ci saranno delle schiarite soprattutto sulle zone interne, mentre permarrà una nuvolosità abbastanza consistente sulla costa, ma non solo, attese precipitazioni di rilievo. Con questo è tutto, vi auguro una buona serata.